Grazie, buongiorno a tutti. Il problema della sperimentazione clinica credo che abbia fatto nel nostro paese dei grandi passi avanti, se ricordiamo anche soltanto quello che succedeva pochi anni fa, in cui i tempi d'attesa per avere un'approvazione erano di anni. Quindi i comitati etici hanno portato una ventata di novità, però c'è ancora molto da fare. Io credo che se guardiamo ai oltre 500 clinical trials che ogni anno si fanno nel nostro paese e dovessimo decidere quanti ne possiamo salvare, credo che forse salvarne il 10% sarebbe già un grandissimo risultato. Perché? Perché di fatto molti di questi clinical trials hanno pure funzioni commerciali, non portano niente di nuovo alle conoscenze e soprattutto perché molti di questi studi hanno nel loro interno tutta una serie di bias. Per cui io credo che il problema del futuro, il problema principale, è quello di aumentare la qualità, crescendo tutti insieme dal punto di vista della interpretazione di un protocollo e facendo in modo che i comitati etici, e lì vedo una grande difficoltà avere 300 comitati etici in Italia che possono fare un lavoro di alta qualità, ma comunque dobbiamo puntare a quello, che i comitati etici abbiano lo stesso tipo di competenze che hanno i comitati che, per conto molto spesso dell'industria, disegnano i protocolli degli studi. Quindi è un problema fondamentalmente di acquisire lo stesso tipo di professionalità e quindi la capacità di capire dove sono i punti deboli di un protocollo clinico. E io, così proprio a scopo puramente di esemplificazione, vorrei fare almeno una categorizzazione di quelli che sono i principali problemi che si incontrano negli studi clinici controllati e che devono rappresentare, diciamo, la frontiera del miglioramento. Prima di tutto, credo che ci sia ancora la tendenza a utilizzare eccessivamente il placebo. Questo è un problema che viene normalmente accettato. Ma abbiamo sul piano etico la dichiarazione di Helsinki e tanti altri tipi di dichiarazione che ci dicono che il placebo dovrebbe essere utilizzato soltanto quando non abbiamo elementi di riferimento. Molto spesso l'uso del placebo rappresenta un mezzo per poter vedere una differenza per un nuovo farmaco, mentre non vedremmo mai probabilmente una differenza se utilizzassimo un prodotto che viene impiegato come comparatore. Questo è un primo problema. E è un problema anche, diciamo, complicato perché in molti casi il placebo può essere necessario per avere una validazione del risultato, ma è certo che in moltissimi casi il placebo viene utilizzato impropriamente e molto spesso l'uso del placebo danneggia i pazienti perché li sottopone a una sperimentazione da cui non possono trarre alcun vantaggio. Quindi questo ci dice che una delle caratteristiche dei protocolli è la presenza di pochi confronti. Purtroppo qui
abbiamo anche il dettato legislativo, perché la legge che sta alla base del funzionamento dell'EMEA dice che dobbiamo ricorrere sostanzialmente a tre caratteristiche: alla qualità, alla efficacia e alla sicurezza. Per approvare un nuovo farmaco abbiamo bisogno di queste tre caratteristiche, che sono ovviamente sacrosante, ma non viene detto che queste tre caratteristiche hanno un valore quando sono calate nell'ambito dell'armamentario terapeutico che già esiste. Non possiamo valutare queste tre caratteristiche come se fossimo nel vuoto terapeutico. In altre parole, quello che manca nella legge è la necessità di stabilire un valore aggiunto. Io faccio un esperimento clinico con un nuovo farmaco, comunque con un farmaco già conosciuto, per vedere se posso migliorare la situazione o se posso migliorare il livello a cui sono già arrivato. Quindi questo concetto del valore aggiunto non è affatto presente nella legislazione e quindi non viene considerato quando si devono fare poi delle autorizzazioni per un nuovo farmaco o per delle nuove indicazioni. Il problema del valore aggiunto implica poi, la mancanza del valore aggiunto implica il fatto che si utilizzino molto spesso degli schemi che non sono dei disegni sperimentali, che non sono di superiorità ma sono di equivalenza o di non inferiorità, hanno un valore molto differente. Io credo che non ho quasi mai visto un comitato etico che rifiuti uno studio perché è uno studio di non inferiorità, cosa che invece ha delle implicazioni etiche molto importanti, perché noi sottoponiamo dei pazienti al rischio, che comunque esiste sempre, di una sperimentazione semplicemente per sapere che il farmaco nuovo non è inferiore a quello che già è disponibile. E poiché per dire che non è inferiore bisogna stabilire dei limiti entro cui il farmaco non è inferiore, questi limiti fanno sì che possiamo avere dei farmaci che di fatto sono inferiori, ma vengono considerati come non inferiori, perché se io metto la sbarra della non inferiorità al 20%, se un farmaco è inferiore rispetto a uno standard al 15%, lo accetto come buono, ma però è meno attivo del farmaco di riferimento. Questi problemi meritano grande attenzione, perché appunto molti di noi ritengono che equivalenza e non inferiorità abbiano dei problemi di natura etica e quindi non dovrebbero essere approvati né dovrebbero essere condotti questi studi, perché noi ci aspettiamo che un nuovo farmaco, comunque qualsiasi sperimentazione, permetta nell'ipotesi di ottenere un avanzamento. Così ci sono molti altri studi che seguono lo schema che si chiama add-on, cioè aggiungo un farmaco, che hanno anche loro dei problemi etici, perché quando io studio, per esempio, l'associazione di un antitumorale con un altro antitumorale o di un antiepilettico con un altro epilettico e uso come confronto un solo farmaco contro due, sono autorizzato nel caso non esista nient'altro. Ma se esiste già un altro schema che può impiegare due farmaci, dovrei impiegare due farmaci contro due farmaci, perché altrimenti mi metto immediatamente in una condizione di privilegiare il farmaco per cui voglio ottenere l'autorizzazione. Ecco un altro set di problemi in cui si deve migliorare la qualità, ma quante volte queste cose vengono esaminate a fondo per
esprimere dei giudizi.